Il vertice UE non trova l'accordo sul pacchetto clima per ridurre le emissioni di CO2, conferma di volerlo raggiungere entro fine anno e dalla prossima settimana ricomincia il negoziato a Lussemburgo con una riunione dei ministri dell'ambiente europei. Polonia e Italia hanno minacciato il veto sulle proposte attuali, altri 7 governi dell'est europeo hanno chiesto il rispetto delle differenze di potenziale economico tra gli Stati. Abbiamo ottenuto l'unanimità, gli obiettivi sono gli stessi e il calendario è lo stesso, ha detto il presidente di turno dell'UE, Nicolas Sarkozy. C'è l'impegno a trovare soluzioni per i paesi che hanno manifestato problemi, ha aggiunto Sarkozy, riferendosi alle obiezioni di singoli paesi come l'Italia e la Polonia, che premevano per un rinvio del pacchetto di misure previste per attuare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di aumento delle energie rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica. Condivido la formula di rinviare la decisione a dicembre da parte del Consiglio europeo, dichiara in conferenza stampa Silvio Berlusconi. Ho notato la preoccupazione dei paesi dell'est per il gravame economico. Bisogna partire da un principio, e cioè se l'Unione europea deve essere la portabandiera di una politica per ridurre le emissioni di CO2, i gravami economici devono essere divisi tra tutti i cittadini in egual misura. Ci sono ad esempio, prosegue Berlusconi, dei paesi manifatturieri come il nostro che hanno dei gravami molto più alti rispetto agli altri paesi e non è dunque possibile che l'Italia si addossi costi altissimi rispetto ad altri stati. Se l'Unione Europea a dicembre prenderà questa decisione, il tutto sarà suddiviso tra i 530 milioni di europei in egual misura. Questa deve essere la direzione, conclude Berlusconi. Soddisfatto della ferma posizione italiana, l'europarlamentare Mario Borghezio, che rivendica per la Lega il merito di aver sostenuto per prima il diritto di veto e denuncia: il pacchetto clima sembrava studiato apposta per danneggiare la nostra industria ed è un esempio lampante dei rischi gravissimi per la nostra economia che crea la devoluzione totale dei poteri verso un'Eurolandia sempre più strettamente controllata da lobby e poteri forti.